E dalla moda invece passiamo alla musica, perché è stato presentato oggi a Firenze Arezzo Wave Love Festival 2016, che andrà in scena dal 1 di luglio a San Giustino Valdarno. Arezzo Wave Love Festival spegne 30 candeline e festeggia alla grande da venerdì 1 a domenica 3 luglio nel campo sportivo di San Giustino Valdarno, a pochi chilometri da Arezzo, questo storico traguardo. Il festival più longevo d'Italia sarà quest'anno completamente gratuito e dunque un motivo in più per tutti gli appassionati di musica per partecipare. I gruppi di punta di quest'anno sono Dubiosa Collective, sono The Wolf, Modern City Ramblers, Blue Beaters, Musica Nuda, Petro Morrone, Yorage, sono tantissimi gruppi che noi abbiamo portato da tutta Europa e da tutta Italia, da ogni regione italiana, ma soprattutto sono 30 anni alla grande festa, quindi saremo tutti noi il gruppo di punta, perché sarà una cosa ingresso gratuito, sarà Ralph, sarà Carola Pisaturo, ma sono mi scordo veramente, mi dispiace non li citare tutti, comunque sono tantissimi e sono la nostra famiglia. Un programma come sempre vastissimo, con proposte musicali di ogni genere, con concerti di artisti internazionali e nazionali e le tante, tantissime band italiane che offrono uno spaccato della musica che proviene dalle varie regioni. Saranno infatti 20 i gruppi emergenti presenti, per un totale di più di 6.000 artisti e 1.500 band. L'Arezzo Wave è dunque una kermesse che ha saputo resistere negli anni, rinnovandosi ma senza mai snaturarsi. Noi ci auguriamo che questi 30 anni siano sia un traguardo ma un rilancio di questo festival, che raggiunga quegli obiettivi di crescita e di internazionalizzazione che sono obiettivi importantissimi per la politica culturale della Toscana.